stamattina ci sarà la manifestazione di ricordo del Milite Ignoto, oltre che dei caduti in guerra, e tutte le scuole di Santa Anastasia stanno partecipando con impegno e si sono organizzate apposta per rendere pubblica questa commemorazione. Piave mormorava, calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Secondo me è molto importante celebrare questa giornata, perché dobbiamo ricordare i caduti morti in guerra per amore della patria, ma soprattutto dobbiamo avvicinare i giovani a comprendere meglio il concetto di patria, che deve renderci uniti e deve renderci orgogliosi di essere italiani, e anche in momenti molto difficili. Muti pensarono quella notte fanti, tacere bisognava andare avanti. S'udiva intanto dalle amate sponde sommesso il lieve tripudiar dell'onde. Era un presagio dolce e lusinghiero. Il Piave mormorò: non passa lo straniero. Parlò di un fosco evento, il Piave udiva l'ira e lo sgomento. Ai quanta gente ha visto venir giù, lasciare il tetto, poiché il nemico irruppe a Caporetto. Profughi ovunque dai lontani monti, venivano a gremir tutti i suoi. Singhiozzo in quell'autunno nero, il Piave mormorò: non passa lo straniero.